detto Tyson, ungherese, lo abbiamo già conosciuto poco fa, 185 centimetri per 107 kg, mentre Yevgeny Orlov sulla sinistra in questo momento, quello più alto, 145 kg di peso. Scontro di altissimo livello, guardate già come è scatenato Orlov contro Varga, che in qualche modo è una star più conosciuta di Orlov. Sicuramente in Italia l'anno scorso è stata la grande sorpresa, è arrivato nella finale contro Bondracek, l'ha persa per un low kick sulla gamba, e quest'anno non credo si voglia lasciare sfuggire l'occasione. Davanti a lui per la finale c'è Orlov, che in questo momento lo ha afferrato e lo sta colpendo più volte col ginocchio, ma ora la replica. Ecco Tyson Varga, lo riconosciamo nelle sue tipiche tecniche di braccia. Sì, brutto invece il movimento del bielorusso, per qualche istante veramente ha perso la tecnica a favore invece di una zuffa brutta da vedere. Speriamo che rientrino nei canoni della tecnica. Guardate invece ancora com'è bella la guardia di Varga, com'è composta, cerca i pugni mentre il russo gli rovina addosso e lo manda a terra, però lo sbilancio lo manda giù. Approfitta della sua stazza. Orlov ha capito che contro il tecnicismo di Varga deve opporre in questo momento i suoi colpi più duri e anche il suo peso. In questo momento è andato a terra Varga. Abbiamo il conteggio e hanno chiamato il medico. C'è un taglio evidentemente sulla nuca di Varga nel momento in cui si scambiavano i colpi, evidentemente un colpo di striscio, probabilmente con il gomito ha toccato la nuca di Varga, e in questo momento lo rivediamo nel replay, ci chiarirà meglio cosa sia successo. Già c'era un'apertura in quel punto ed evidentemente c'è stato un successivo problema che ha incrementato quel tipo di ferita. Ha portato un colpo agganciando quasi la nuca di Varga. Sì, è stato quello. Evidentemente il guantone di striscio gli ha aperto la ferita. E infatti ecco il verdetto, che dice che è una vittoria per ferita, quella che manda il bielorusso. Intanto ecco è Randy Ingerman ad ascoltare il verdetto. Manda il bielorusso Orlov in finale contro Pavel Mayer. Tra poco qui si taglia uno.